Ciao a tutti, oggi siamo venuti a Kyoto, facciamo un giro un po', solo a Kiyomizu-dera e vicino intorno, perché abbiamo solo un giorno. Sì, oggi vi salutiamo da questo bellissimo panorama. Non so se vedete, però tutta la città di Kyoto si vede da qui. Ci sono circa 36 gradi oggi a Kyoto, quindi... Sì, fa caldissimo con la maschera, sì. Se ci vedete grondare non vi preoccupate, stiamo bene. Ok, a dopo. Adesso siamo entrati qui, però purtroppo ancora stanno ricostruendo. Siamo qui a Kiyomizu-dera, però ancora non hanno aperto la terrazza. Solo una parte è rimasta ancora in costruzione, quindi penso che tra qualche mese finiranno definitivamente. Però comunque si può visitare e qui sicuramente è più ventilato, si sta meglio perché è molto in alto. Questa è la strada che porta a Kiyomizu-dera, diciamo fa parte della bellezza del posto perché ci sono tutti i negozietti tipici di artigianato giapponese, quindi se venite qui mi raccomando partite dal basso e salite verso Kiyomizu-dera. Adesso abbiamo trovato espresso italiano qui, ne proviamo due. Non è male, un paio, però non è male. No, è buono, bello denso. Qui vendono tante mocche per fare espresso. Che gelato con già anche caffè. Gelato con caffè. Stiamo zitti, ci stanno un altro ricorrente. Come era il caffè? Il caffè era molto buono, poi c'era un signore che faceva delle carte, non lo so, tipo una stampa su del legno. Adesso vi mettiamo qui la foto di quello che abbiamo acquistato. Sono troppo carine, sì, se sì. Passate andateci solo, anche solo per vedere queste cartoline bellissime. Sì, adesso stiamo tornando a Gion, o centro Kyoto, e stiamo passando questa strada dove ci sono tanti negozi, così. Ma sempre oggi fa caldissimo. Ciao a tutti, ho aperto il nuovo ristorante mio, si chiama Sushi Taka. Adesso siamo al ristorante sul fiume,
Si chiama, non lo so, mangiamo qualcosa tipico del Kyoto. Dopo una giornata lunga con 40 gradi finalmente ci rilassiamo un po'. Ancora non c'è nessuno, solo noi e Nartor. Mangiamo qualcosa buono. Che abbiamo preso? Allora, in realtà questo è un menù con varie portate, quindi questo diciamo è l'entrée. Ci hanno portato un tofu al matcha con del polpo e dei pezzetti di paprika e poi un cicchetto di sake alla frutta, non so, momo forse. Anche è arrivato subito il secondo piatto ed è sashimi con vari contornini. Beviamo, assaggiamo questo liquore di momo. Dolcissimo, come un succo di pesca. Non sento niente alcolico, ma buono. Assaggio questo tofu. Si sente tanto matcha, proprio matcha con tofu. Non ho mai assaggiato questo sapore, ma buono. Allora, assaggiamo questo sashimi. Si scioglie in bocca, buonissimo. Fresca? Questa verdura, che non so bene cosa sia, è super piccante quando la mangiate e spesso viene messa col sashimi. Quindi se vi capita fate attenzione se non vi piace il piccante. Guardate questi, noi giapponesi mangiamo i noodle della plastica, così. Sentite crunch crunch, eh? Con salsa di soia è buona, però senza salsa di soia schifo, non c'è sapore. Non so che cosa. Allora, come terzo piatto ci hanno portato una zuppa molto leggera, c'è una polpetta di pesce, tofu al sesamo e delle verdure all'interno, funghi, un pezzetto di carota, è molto leggera come zuppa. Dovete sapere che qui in Giappone anche con 40 gradi tutti mangiano zuppe, ramen caldo, è una cosa normalissima per loro, quindi assaggiamo e vediamo com'è. Leggera, proprio verdura, buona, molto buona. Adesso ci hanno portato 7 cose, piccole cose. Piccolo sushi di anguilla. Buonissimo. Invece questo, pomodori con formaggio. Questo non so cos'è. Sto mais con qualcosa, tutto buono. Non so che cosa sono, però buono. Ma quanto sono belli questi momici nel piatto? Bellissimi. Adesso ci hanno portato una orata secca e riso e edamame e qualcosa d'altro. Non c'è scritto. Vediamo. Riso. Così. Vedi, piccolissimo. Onigiri. Ah, come mochi, mochi mochi, morbidissimo. C'è dentro sempre anguilla. Buono. Questa è torota. Hanno fatto torota secca e grigliata, buonissimo. Proprio vicino al ristorante c'è il teatro di Kabuki. Qui si possono vedere tanti spettacoli. Ma quanto è carino quest'altro Mamiji? Non so se è buono, però è carino. Mochi. Fagiolini. Qui i fagiolini sono come decorazione solitamente. In Italia si vendono i pacchi da chilo quasi. Qui in supermercati si vendono dei pacchettini da 5 fagiolini. Poi abbiamo una pallina, tororo. No, non è totoro, però è una patata. Una patata, però non è patata come la nostra. Una patata un po' diversa. E alla fine il gamberetto. Non so come mangiarlo. Come lo mangio? Devi togliere tutto. Lo faccio con le mani? Certo.
piatto freddo, tutto un piatto freddo, quindi con questi 40 gradi ci sta molto bene. Il sapore è delicato, non è niente di esagerato di spezie, proprio delicato. Riso con anguilla, oggi ci hanno abbuffato di anguille, io l'ho mangiata anche ieri a pranzo, quindi a me piace tantissimo l'anguilla, però insomma, pranzo cena sempre anguilla. Quindi questa è jam, è anguilla arrostita con della salsa, sempre una loro salsa che non so com'è questa salsa, dolce, saporita, buona e grassa, soprattutto grassa. Invece io sempre uso questo spezio, si chiama Sancho, così tipo un grume, è buon profumo. Anche ci sono tanti schemono e le verdure sotto d'aceto, però sono molto diverse da quello di italiano, dolce salato mischiato. A me piace un sacco, ma lei no. Invece questo zucchero miso è, guardate il colore, miso rosso. Questo è zucchero miso mio preferito, buonissimo. Si sente molto forte il miso, più buono. È frutta gelatinosa. Ah, picco. Ah, tutti e due fichi. Uno rosso e uno giallo. Buono. Congelati? Fichi congelati? No, sono fichi normali, però ci ha messo questa gelatina. Gelè, no? Gelatina non mi fa impazzire, però i fichi sono buoni. Ok, abbiamo finito di mangiare. Alla fine quanto paghiamo? Vedete, circa 110 euro. Vale la pena questo posto perché dietro c'è ponte, anche bel panorama e si può rilassarsi tanto con la luce belli, che l'atmosfera è molto bella. Però invece i cibi, secondo me, non vale la pena. Non è mal cibo e si può essere sazi, però 6.000 yen a testa troppo per me. Possiamo mangiare 8 ramen con questi soldi, quindi per me non vale la pena. Adesso dove siamo? Giù, mi ero finito di mangiare, siamo scesi giù. Nin. E qui è fiume molto famoso, si chiama Kamogawa. Questo è molto famoso per la coppia, ci sono tante coppie. Sempre si sedono qui e chiacchieranno o fanno qualcosa. Adesso passiamo un po' e torniamo. Abbiamo finito il nostro piccolo giro. Purtroppo Kyoto è caldissimo in estate, quindi vi consiglio di non esagerare se venite in agosto, perché può essere pericoloso con questo caldo. Kyoto è sempre così, estate fa caldissimo e inverno fa freddissimo, quindi dovete fare attenzione a questa cosa. Ok, speriamo si possa tornare a viaggiare presto, così potrete visitare Kyoto il prima possibile. Sì, Kyoto è bella, quindi venite. Ok, ci vediamo al prossimo video. Ora.